gioco a mosca cieca coi pensieri. Ho bendato gli occhi coi miei sogni e giro, giro intorno a mille desideri, ma non so liberarmi di te. Sono le donne, il mio hobby, un pallino che mi gira nella testa, senza pace, senza sosta, e non voglio, non posso dire basta. E impazzisco. Donne, sempre donne, donne, solo donne, 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 donne. No, 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 sono le donne, il mio hobby, pallino che mi gira nella testa, più lo fungo, più ritorna. Sono matto, guarda un po' che fine ho fatto. Impazzisco. Pallino che mi gira nella testa, più lo sfugo, più ritorna. Sono matto, guarda un po' che fine ho fatto. Impazzisco. Signore, è Italian? Sì. Senta, sai indicarmi qualche pensione, qualche albergo? Sono due ore che cerco una camera e non riesco a trovarla. Lo credo bene, di questa stagione sono tutti al completo. Tutti? Anche qui alla Quiete? Alla Quiete. Ci provi un po'. Buongiorno. E ci provo. Speriamo bene. Buongiorno. 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 Scusi, buongiorno. Buongiorno. Lei è arrivata adesso? Sì, sono arrivata adesso. È venuto solo? Beh, per ora sono solo. Come si sente? Un po' stanco. Ho capito, la faccio accompagnare al numero 3, una camera calma e quieta. Vedrà che pace. Bene. Yvonne? Dai. Accompagna il signore al numero 3. A te. Ecco la sua stanza. Ah. Le piace? Moltissimo. Che finestre. Ma veramente ce n'è una sola? Ah, sì? Già. Ma io parlavo dei suoi occhi, belli, luminosi, grandi. Sembrano due finestre. Senta, volevo dire, scusi, sa, per la cena... Se vuole può mangiare in camera, in ogni modo decide il professore. Il professore, che è il proprietario. Sì. Professore in scienze economiche e commerciali? No. Ah, no. Politico e attuariali? No. No. Fisico e nucleari? No. Ma allora che professore è, scusi? Ma è un neurologo. Ah, neurologo, bene, sì. Allora dirige qualche clinica. Sì. Quale? Questa. 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 Già, questa è una clinica. Mm-hmm. Vedrà che si troverà molto bene. Sì? L'assistenza è ottima e il paziente non è mai solo. Meno male. I più gravi sono assistiti giorno e notte. Perché c'è anche assistenza notturna? Sì. E la fate voi la notturna? Gliel'ho detto, a quelli più gravi. Mamma
la testa, aia la testa, aia, aia la testa. Si offre molto. Incubi, 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 incubi. Vado a chiamare subito il professore. Bra. Se ha bisogno di me, suoni pure il campanello. Il campanello? Sì. Ha chiamato? No, provavo il campanello per stanotte e sa tante volte la testa. Ah. Sa come succede con la testa di notte. Focus. Eh? Poche chiacchiere. T'ho riconosciuto anche senza la barba finta. X86-23-92. Cosa? Mia russa. Io? Eccolo, eccolo. Armato, ricerto, Rossi. Fermo, fermo, fermo. Fermo. C'è da gente, nemici. Ma non che siamo amici. No, non siamo agenti, ma questo è l'ambulatorio. Ingegnere, lei va dall'infermiera che vengo subito. Andiamo, su. Lasciatemi! Mille! Lasciatemi! Lasciatemi! Mettetelo sul letto! Sì, ma che siete davanti? La camicia di forza, presto! Sì, vabbè! Lasciatemi! Che qui ci fregano i supermissili! No, si calmi, signor Rossi, e la smetta di giocare agli agenti segreti e alle spie! Lasciatemi! Mi raccomando, cercate di calmarlo. Io vado dal signor Walter Croce. Va bene! Su, su, sta buono, grande, che adesso ti mettiamo sta bella camicetta bianca bianca del bucato! O vedi con le manichette lunghe all'ultima moda! Legalo bene! Calmo, stai calmo che sennò pifogo. Lasciami! Perda se focus. Ve lo dirò io che vincerà questa corsa alle stelle. Piede de fuoco deve essere il cavallo. Ha visto mai che sto matto sa chi vince la corsa di domenica? Vincente o piazzato? Ma no, guarda che perda de focus è la base missilistica italiana in Sardegna. Aia! 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 Monnoggia! A te te ce vuol tranquillante. No, ce vuol tranquillante. Lasciami! Te areggi. E gli do sto tranquillante. Uno, due, ma tre. Ma dammelo tutto, va. Ma Ignazio, non sarà troppo? Ma so io come vado prato sto tranquillante qua. Spie! Ma che siete matti? Spie! Spie maledette! Adesso vengo. Lasciatemi! Adesso stai tranquillo, o vedi? Miei cari pazienti, la vostra impazienza mi lusinga moltissimo, perché mi fa capire che voi avete capito che l'ora segnata dal destino già striscia e bussa alle porte della nostra clinica. E vado ad aprire. A chi? Non lo so, lei ha detto che stanno bussando. Anemia cerebrale. Dunque ieri finalmente ha visto la luce il primo volume della mia grande opera psicopatico-letteraria dal titolo Pelle e Ossa. Carne! Accendo la pelle! E già sono in possesso di tutto il materiale per i prossimi volumi. Le cartilagini attraverso i secoli e a conclusione della mia illuminata carriera il terzo e ultimo volume illustratissimo dal titolo Il pelo e il contropelo. Grazie, grazie. Ebbene, cari amici, io sono sicuro che attraverso queste mie pubblicazioni chiunque, un po' leggendo le parole, un po' guardando le figure, si potrà rendere conto che l'origine di qualunque squilibrio è la donna. Dice lui. Ma intendiamoci bene, non la donna come donna di uomo, ma la femmina come femmina di maschio. Ma professore, la donna è sempre una femmina. Eh no, questo è il punto. Tutte sono donne le donne, mentre invece pochissime sono le femmine. Professore, capito? Come si fa per distinguerle? Ma col fischio. Col fischio? Eh sì, perché quando passa una donna che invece è femmina, ti esce spontaneo il fischio.
E lo squilibrio inizia allora quando la femmina che ti ha fatto uscire fuori tutto quanto il fischio, poi se ne infischia. E allora? E allora immediatamente si manifesta il trauma. Questi pazienti che vediamo qui davanti a noi sono la dimostrazione dell'esattezza della mia teoria sul fischio. Signorina, mi dia la scheda, per favore, prego. Dottore, legga la scheda. 1XX122. Signorina, la scheda dei pazienti, oh! Barbetti, commendatore Anselmo, è in aula? Presenti! Vuol venire, per favore? Venga, venga. Sì, sì. Subito. Dica, signor professore. Dalle mie indagini risulta che lei è affetto da gallismo parossistico. Ebbene? Ah, lo sa. Lo so. E allora, perché la mia opera possa giovarle, la consiglio di frenarsi, sì. Mi capisce? Autocontrollarsi, astenersi, se è possibile. Se è possibile. Veda un po'. Proverò. Faccia lei, perché altrimenti le potrebbe capitare qualcosa di molto grave. Speriamo di no. Speriamo, ma non so. E va bene, cercherò. Ecco, bravo, veda un po'. Paziente numero 2, Walter Crocci. Assente. Come assente? Sì, assente. Ha avuto un incidente ieri sera nel giardino. Ah già, ricordo. Allora, paziente numero 3, Carletto Rossi. Anche lui ebbe un incidente. Accidenti, gli incidenti? E che siamo al Parlamento? Materia. Materia. Quello è il professor Papastrago. E a chi sta parlando? A un immaginario auditorio. Oh. Fa così tutte le mattine. Allora posso propinquarmi? Prego. Grazie, dopo la raggiungo. E se dal nulla noi togliamo la materia, cosa rimane? Nulla. E se dalla materia noi togliamo il tutto, cosa rimane? Tutto. Ecco perché affermo che dal nulla noi possiamo tenere il tutto. In sintesi, da noi il tutto è nulla. Lei cosa fa qui? Perché non sta con gli altri ad ascoltare? Ma io sono venuto per quel denaro. Oh, denaro, vile denaro, sempre denaro. Ecco, vedete, costui è la materia. No, qui ci deve essere un equinozio boreale. Io sono Giovanni Calbusera da Brescia. Soilo, Soilo, lo so. Ah, ci accomodi, prego. Grazie mille, molto gentile. Dopo tutta la sfacchinata che ho fatto, un riposino non guasta affatto. Già, dove? Ma qui, sulla sedia, no? Ma già, questa bracciuoli. Soffice. Aspetta, allora si segue. Ah, grazie, molto gentile. Così vi ho dimostrato che si può vivere senza materia. Ma cosa fa? Mi alzo un pochettino, voglio sgranchirmi le gambe. Bene, bene, può stare in piedi. Signori, ho finito. Dunque, dicevamo? Ah, io sono venuto per quei soldi, la vile materia, cioè voi. I soldi, quando si parla di soldi, un bicchierino si muove. Gradisce un aperitivo? C'ho lo stomaco vuoto, o mi fa girare la capa? Ma io le offro anche le paste. Ah, se ci sono le paste. Battista, portaci delle paste. Vuole una sigaretta? Con piacere, grazie infinite. Oh, ecco Battista, prego. Troppo bruciata, preferisco questa con la crema. E adesso gradirei un bicchierino per mandare giù tutta questa roba, no? Oh, ma certamente. Battista, posa il cabaret sulla seggiola e porta una bottiglia di quelle che sai tu. Mi raccomando, stai attento al tavolo. No, accidenti, è caduto. Ma no, non è lui, è soltanto il vaso di Gerani. Prego. Basta, basta. Cin, 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 cin. Attenzione che si rompono i bicchierini. Accidentaccio. 70 gradi all'ombra. È forte. Beh, adesso io dovrei andare, però vorrei pagare prima l'affitto. Oh, denaro, il denaro. Però allunga la mano, eh. Oh, c'è una macchina da scrivere qui? Certo, eccola lì. Oh, ciò che stupido, non l'avevo vista. C'è della carta? Sì. Volete gentilmente apporre la vostra firma sulla ricevuta? Con piacere. Grazie. Ecco fatto. Adesso, dove è il denaro? Ah, ecco. Dunque, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 100. Ecco qua. Tenete. Ma io non vedo nulla. Appunto, il nulla è tutto. L'avete detto voi, no? Accidenti, si è fatto tardi, sono le 3:30. Per fortuna che ho la macchina, permettete? Dove? Eccola qua, bella, eh? 32 cilindri.
là. Arrivederci! Materia, materia. Per la miseria, chi mi frena in tal momento? Fermo. Come mi permettete? Chi siete? Perda ste focus, 86-23-92, sei mio! K2SO4 smacciatore, permettete? Pronto, compagnoni? Sei arrivato in cima? È arrivato, a Ciriccio! No! Hai detto compagnoni? Allora sei un compagnone comunista! Aver compagnone al duolo scema la pena! La pena capitale, 86-23-92! Tu hai un codice segreto, fuori la chiave! La chiave? Shh. Eccola qua! Doppia mandata, attico, via Togliatti 42! Hai scassato un cilindro! Fermo, russo, non si passa! Cortina di ferro! Cortina di ferro? Cortina a un pezzo, perché è un pezzo che sono qua, non mi lasciate passare! E allora, se vuoi andare via, fuori il codice segreto! Codice segreto? Sì. Tuo! Taci! Il nemico si ascolta! No, sì! Da Svidania, a Cirimiciornia! Ta, 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 ta! Perde sta focus! Maledetta primula russa! Ingegnere, ma lei le rogne se le va proprio a cercare. Ma lo sa che questa è una clica per malattie nervose? Sono tutti un po' sonati, poi lei li conosce, no? No, ma quello che mi ha colpito non lo conoscevo, mai visto. Chi è? E come chi è? E dov'è adesso? Comunque l'ho tranquillizzato, è uno nuovo. È arrivato 15 giorni fa, il giorno dopo che lei è stato dimesso. Quello si crede d'essere un agente da Afibia. Della? Afibia, Afibia americana, no? FBI, Federal Bureau Investigation. Ah, oh, se dice proprio così, accidenti, come colto, ingegnere. Ma io domando e dico con tutta la cultura che c'ha come fa a perdersi dietro all'infermiera. Ignazio. E pensa che ci sarebbe la signorina Fiorella, dottoressa. Ignazio, andiamo. Continua con la borsa e metti a posto la fibbia. Beh, vabbè. Che cioè, metti... Continua con la fibbia e metti a posto la borsa. Ah. Dove eravamo rimasti? Quello là che è? Ecco, quello là. Crede d'essere? Sì, quello là, se crede d'essere, un agente americano incaricato di scoprire le spie russe che devono rubare i piani strategici. Ah. Così quando vede qualche cosa che... A proposito, ma lei che cosa ci stava a fare in giardino? Stavo mandando dei messaggi, a volte in un sasso e li mandavo... Ah, Valeria! Quello ha visto l'inghippo, ha pensato che lei era uno spione di Khrushchev e... Gli ho fatto male, ingegnere! Buongiorno, Ignazio, non hai altro da fare? No, e che c'ho da fare? A me vado a cambiare l'acqua al ghiaccio. No, dico, ecco il ghiaccio all'acqua. Il ghiaccio una buzza. No, può rimanere il ghiaccio, si sa. No, e si è scaldato. Senta, lei è entrato qui 2 mesi fa perché finiti gli studi si era ritrovato addosso un esaurimento nervoso. Io l'ho curata e lei ci ha lasciati guarito. Perché? Le è dispiaciuto? No. Soltanto che nel frattempo qualcosa è caduto e non più nella sua testa, ma qui, nel suo cuore. Cosicché, dimesso un mese fa, rientrò dicendo che non era guarito. Io sapevo che non era vero, ma ho fatto finta di niente. Dopo una settimana è riuscito, ma è rientrato 3 giorni dopo dicendo che ancora non era guarito. E infatti è uscito 10 giorni fa ed eccolo ancora qui. Io so che lei è un ipotiroideo, un timidissimo, ma sei innamorato, perché ha tanta paura di parlarne? Tanto io capisco tutto. Vuole che le confessi una cosa? Anch'io. Ma veramente? Zitto, timidone. Apro poco. Ignazio! Ignazio! Ingegnere, che è successo? Che è stato? Si sente poco bene, ingegnere? No, mi sento bene, anzi no, sto malissimo. E come sarebbe sto male? Ho combinato un guaio. Quale guaio, ingegnere? Mi dica. Fiorella. Ma non doveva essere Valeria? Ecco, doveva essere Valeria, invece Fiorella.
Come Fiorella? Cioè, Fiorella ha capito tutto quello che io speravo che capisse Valeria. Vale. L'ha capito Fiorella, ma non ha capito? No, capito. Doveva, no. Perché doveva capire Valeria, e invece l'ha capito lei. Ecco, qui c'è il ghiaccio fresco, mo io lo metto in testa così si sente meglio e mi fa capire quanto qua, dunque mi faccia capire. Questa è Valeria. Questa è Valeria. Questa è Valeria, è più bella. Questa è Fiorella. Eri tu che macchiami quell'animo. Maestro? Bellini, davvero Bellini. Ma no, maestro, questo non è Bellini, è sempre Verdi. Bellini, eravate veramente Bellini, lei e Walter Crocci. Perché? Che cosa ha da dire lei su Walter Crocci? Boh, io Walter Crocci lo conosco da quando eravamo in asilo. È uno di quei ragazzi bruciati verdi. Se c'è uno che brucia verdi è proprio lei. Io? Perché? Solo cucina in tutte le salse. Senta, io cucinerò verdi anche in salsa verde. Ma non compongo balletti rosa. Screanzato! Ha sentito la squilla della verità, eh? Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. O preferiva forse cullarsi nei sogni? Ma che sogni? Fra Walter Crocci e me non c'è che della simpatia. E lei lo sa perché continua a plagiare i maestri del passato? Perché è incapace di provare qualsiasi sentimento. Ha la voce del cuore, lei, è sordo. Come Beethoven. Ma che Beethoven? Come? Ma che Beethoven? Ah. Lei è un musicista fallito. E ora vada in aula, che il professor De Matteis la sta aspettando. Hai capito? In che ginepraio mi sono cacciato? Ma insomma, lei gli piace Valeria. E non si preoccupi della dottoressa. Quella ci prova con tutti e poi vedrà che si consolerà con quel matto del maestro Piccolini. Ah, sì? Pensi a Valeria. Ah, io ci penso, ma il pensiero non basta. Ci vuole l'azione. E allora agisca, eh? Agisca, sono un timido io. Lo sai che l'anno che la guardo? Che la seguo? Che le tiro i sassolini perché apre la finestra, si affaccia e poi mi nascondo per guardare e non riesco a dire una parola? E lei si crede che quella non se ne accorta? Ma le donne sono furbe, sa? Guardi, adesso le faccio vedere io come deve fare. No, anzi, mi faccia sentire che cosa direbbe una donna quando la vuole avvicinare. Mi faccia sentire. Dunque, direi, signorina, dal primo giorno che l'ho... dal primo giorno che l'ho scorta? No. Che l'ho veduta? Che l'ho veduta? Ho avuto agio di constatare. Dal primo giorno che l'ho scorta ho notato. Ho notato che i suoi occhi sono bellissimi e splendenti. Belli come il cielo azzurro dell'aprile. I tuoi capelli mi ricordano le spighe mature a luglio, le tue labbra mi ricordano le fragole di settembre. E la tua bella capoccia mi ricorda il cocombero di mio zio, ma che è sto museo dei ricordi ortofrutticoli? No, no, adesso facciamo una bella cosa. Adesso lei dorme, si riposa dalla botta in testa che ha avuto e domani gli dirò io come deve fare con Valeria. Va bene. Stia tranquillo. Grazie. Buonanotte. Buonanotte. Maestro Piccolini, le sembra questa l'ora di arrivare in aula? Mi scusi, professore. Beh, per questa volta passi. Ma si ricordi che al prossimo ritardo le faccio ascoltare per punizione tutte le canzoni degli ultimi festival di Sanremo. Mi arrendo. Oh, dunque, riepilogando. Le conseguenze di questo squilibrio, grazie, possono manifestarsi nelle forme più varie, come la timidezza ossessiva di Walter Crocci, la convinzione di Carlo Rossi di essere un agente segreto e il ripudio della musica di Verdi da parte del maestro Piccolini, convinto con me che sia la sua. E infine l'esasperato interessamento del commendator Barbetti per il genere femminile, che prima o poi non so come andrà a finire. No, 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 no. Comunque io sono certo di avervi definitivamente guariti. Domani vi rimetterò in circolazione accordandovi 3 giorni di libera uscita. Dunque, potrete avvicinare le donne. Buono, buono, Svaldo, non dico a te, ci mancherebbe altro. Però che tipo suo zio, eh? Dunque, come vi dicevo, parlerete con le donne, passeggerete con loro, ma senza cedere alle loro lusinghe. Chiaro? Sentito. Dice lui. Termine. Senta, professore, anche lei domani lascia la clinica? No, io non mi muoverò da qui. Hai capito? Però vi farò accompagnare dalle mie infermiere nella località prestabilita dove troverete tutto.
mare, pineta, sole, donne, scampi e gamberetti e indubbiamente anche delle femmine. Professore, posso? Dica, 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 prego. Hai sentito? Femmine. Professore, vorrei che fosse la signorina Yvonne ad accompagnarmi. Allontanati. Yvonne è fidanzata mia, imboccato. Non gridi tanto, professore, mi scuote, sono malato. Malato di gallismo cronico, sei. Vabbè. Accorto stai, per vendicare il mio onore capace di tutto sono io. Ma si calmi, io ho detto così per dire, va bene. La signorina Yvonne è sacra e inviolabile, chi gliela tocca? Benissimo, il maschio latino fai, la zampa morta fascisti. La camicia di forza te faccio mettere. Lotte intestine? Fra parenti non vanno mai d'accordo. Pronto? Sì? C'è il padre di Franco Gigliozzi nell'atrio. Signorina Nucci. Signorina Nucci! Scusi se la distolgo, vero? Accompagni il signor Franco Gigliozzi nell'atrio. Scusi se... Ah, bene. Prego, signor Gigliozzi. Grazie. Sì, sì, sì. Dov'è il commendatore Gigliozzi? È lì. Ciao, Franco. Ciao. Che bella sorpresa, papà. Come stai? Che bella sorpresa, eh? Non scherzare. Tu sei venuto in questa maledetta clinica con la scusa di fare una visita ad un tuo amico, così hai detto, e ci sei rimasto. Beh, sai, papà, il mio amico ha tanto bisogno di assistenza. Già, tu mi prendi per un imbecille. Credi che non abbia capito qual è il motivo che ti ha trattenuto qui? Di, cos'è successo fra te e Teresa? Papà, ti prego, non ricominciamo. Teresa è una brava ragazza, ma io non la sposerò mai. No, tu Teresa Rossini la sposerai, altrimenti sai cosa faccio? Ti diseredo. Gli zuccherifici Rossini e i caseifici Gigliozzi devono diventare una sola grande azienda, hai capito? Ma papà, mischiare lo zucchero con il formaggio, che porcheria. Beh, formaggio dolce. Beh, porcheria o non porcheria, tu sposerai Teresa. Ho già provveduto, eh? Ecco. Tu le regali questo braccialetto, fate la pace e fissate il giorno e la data del matrimonio, va bene? Ecco, tieni. Papà, non insistere. Io amo Nucci. Nucci? E chi è? Ah, ho capito, quell'infermiera. Ma andiamo, infatuazione, ragazzo mio. Non mi dirai che prendi sul serio un'infermiera? A me piace. E a me non piace affatto tutta questa storia. E non mi piace nemmeno quella ragazza. Basta guardarla come cammino. Ti dimostrerò che non fa per te. Dove vai? Non vieni via con me? No, papà, ho promesso al mio amico di portarlo sulla spiaggia. Abbiamo 3 giorni di libertà. Ah, sì? Beh, se hai bisogno di riposo, allora andrai al campeggio. Anzi, ti manderò Ciccio, il mio segretario. Scusami, papà, ma io vado al mare. Al campeggio? Vado al mare. Va bene, allora io verrò al mare con Teresa. Va bene. E io vado al campeggio. Ciao, papà. Vabbè. E io vado al caseificio, va benissimo, ciao. Mi raccomando la massima attenzione, perché state per assistere allo scoprimento della più strepitosa invenzione del secolo. Questa macchina, signori pazienti, è azionata da energia atomica e un congegno a ultrasuoni consente di proiettare le immagini del presente, del passato e del futuro. Al professore c'è da discrezzare. Attraverso questo schermo io potrò seguire tutte le vostre azioni. Ti faccio vedere come funziona. È semplicissimo. Bergonzetti, prego, faccia vedere. Ah, mi dà la scarica! Ricaricatelo! E non è niente, un po' di umido nello spinterogeno, ma ci penso io adesso. calma, signori, non vi spaventate. E ci deve essere stata un'interferenza di Lucifero. Ecco, già è passato. Thank you.
dottore Don Pietro. Ma lei, dottor Bergonzini, ha i parenti in tutto il mondo. Silenzio, come vi dicevo, attraverso questa macchina è perfino possibile ricostruire la storia della civiltà umana. Si rivede il passato, eh? Si anticipa il futuro. E si capta il presente. Eccolo là. Questo è il posto dove andrete. Sì, c'è un clima meraviglioso. Ma chi mi frega del clima? Mamma mia! Scusi, professore, non si potrebbe anticipare la libera uscita? No, perché per essere proprio sicuro dell'esattezza delle mie esperienze, vi devo ancora sottoporre ad un ultimo esperimento. Operazione Spogliarello. Oh. Con la partecipazione straordinaria di BB. Oh, no. BB, i miei due assistenti, Bergonzini e Bergonzetti. Lei e loro. Calma, signori, calma. Oh. Se riuscirete a mantenervi padroni dei vostri istinti, vorrà dire che le mie cure non saranno state inutili. Perché il subcosciente, che è sub proprio perché sta sotto, ah, sì, certo, non certo, deve mai farsi vedere di sopra. Guai! Questo è vero. Ma che dici? Insomma, la femmina, questa rovina dell'umanità, va combattuta con le sue stesse armi. Indifferenza e contegno. Ecco quello che ci vuole. Siamo pronti? Musica, guanti e introducete la cavia. Com'è bella! Piano, piano, mi raccomando, non la rompete. Signore, mi raccomando, la massima attenzione. Sta per avere inizio l'intervento. Grembiule. 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 Camice. 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 Sudore. Scarpa sinistra. Scarpa sinistra. Scarpa sinistra. Scarpa destra. Scarpa destra. Scarpa destra. Calza sinistra. Calza sinistra. Calza sinistra. Mi raccomando, signori, la massima calma. Calza destra. Calza destra. Calza destra. Sotto veste. Sottoveste. Sottoveste. Reggiseno. Reggiseno. Reggetemi! Mia moglie! Oh, cara, come sei stata opportuna pure questa volta. Ma che cara e cara. È uno scontro che deve finire. Te l'ho detto mille volte di non usare le tue infermiere per i tuoi esperimenti. Per quelli basto io. Che cosa hanno poi più di me queste donne? Oh, nulla, cara. Ragazze, anche lei, dottore, andate pure. Lei no, professore, non mi lasci qui solo in balia della fiera, la prego. Professore. Dica. Scusi, la sua signora sostituisce quella popò di infermiera che è uscita? Sembra. In tutto e per tutto? In tutto e per tutto. No, dico sottoveste, tutto quanto? Purtroppo. Mi assento. Comprendo. Scusi, professore, dovrei chiamare una persona al telefono, posso? Capisco. No, no, no. Devo andare a rispondere a lui che vi va a chiamare. Certo, lei.
vedere. Avanti. Buongiorno. Buongiorno. Una giornata magnifica. Bella. Oggi lei è libero, può uscire. Uscire? E chi si muove da qui, insomma? Ma come? Il professore le ha dato 3 giorni liberi. Sì, ma se al mattino la sveglia me la fa lei, io da qui non mi sposto. Ma allora il suo è proprio un incubo. È un incubo. È un incubo. Mi lasci. Un incubo. La smetta. Se la vedesse Franco. Ecco, quello è bello, quello è bello. Giovane bruciacchiato. Avanti. Buongiorno, commendatore. Come sta oggi? E come sto? Come un Cesare. Tra il sole e l'aurora. Così va bene. Quando fai il poeta mi piace. Beh. Buongiorno. Buongiorno. La colazione, commendatore. Tutta roba fresca, genuina, buona. Guardi, commendatore, la colazione è qui sul vassoio. Appunto, dicevo, buona la colazione. Quanto è buona la colazione? Ma quando imparerà a tenere le mani a posto? Gloria mia, lo sai che mio è un incubo, no? Storie, il suo incubo è la solitudine. Pensi a sistemarsi. Perché non piglia moglie? Sì, domani. Meglio vivere un giorno da scapolo che 100 anni da ammogliato. Scusa la retorica. E baciami, Gloria. Voglio essere baciato dalla Gloria. Certo, volentieri. Grazie. Chiuda gli occhi. Con gli occhi chiusi. Dottor Bergonzetti? Gloria, che fai? Dottor Bergonzetti! Ma sta zitta! Cosa c'è? Il paziente Barbetti sta facendo i capricci. Beh, pazienza, è un malato. Sì, ma il guaio è che è pericoloso, ha le mani un po' lunghe. Ah, sì, eh? Vada, vada pure. Caro il nostro commendator Barbetti, sento dire che il nostro commendatore è lungo di mani. Possibile che non debba pensare altro che alle piacevolezze delle donne. Perché lei non pensa alle piacevolezze delle donne? Mai. Mai, mai? Mai. Ho capito. Cosa ha capito? Ma io sono fedele alla mia fidanzata. Ah, è fidanzato? Ah, perbacco. Meno male. Ho preso una paura per lei. Non divaghiamo. Le infermiere non fanno altro che lamentarsi per la sua pessima condotta. No, caro dottore. Sono io che devo lamentarmi, altro che... Ma via, possibile che lei non riesca a distrarsi in qualche modo, non so, con la lettura. Non si diverte a leggere? Ci ho provato. Non mi diverto. Già. Beh, facciamo la solita visita. Come si sente lei oggi? Io bene, grazie. Lei? Oh, non c'è male. Però sono 2 o 3 giorni che mi sento un doloruccio qua che mi gira tutto attorno e mi si ripercuote qua. Lei dorme con le finestre aperte? Ma veramente? Non mi dica tutto, eh? Ma... Tossisca? Ancora? Ancora, ancora? Lei è affetto da irritazione pleurico-focale con diffusione all'apice broncorespiratorio. Mamma mia, e che cos'è? Niente, un po' di tosse. C'è bisogno di parlare così difficile? Terminologia professionale. Accidenti, non batte più. È grave? No, credo si tratti solo del bilanciere. Il bilanciere nel polso? No, l'orologio è fermo, guardi. Si è fatto mai visitare? Io? Mai? Ho capito, l'avrei giurato. Scarsa fiducia nei medici. Che c'entra? Caro professore, lei si è beccato una scarlattinetta che non le dico. Le consiglio di mettersi subito a letto. È una parola con tutto quello che ho da fare. Va bene, ma la salute... Già. E senta, per quel doloruccio che cosa mi consiglia di fare? Le consiglio una bella lifietevialterapia. E che vuol dire? Vuol dire liberarsi fidanzata e te vivere allegramente, ha capito, professore? Ah. Può favorire? No, grazie. Ufficio produzione? Non ci siamo. Ma quante volte vi si deve ripetere che per un niente di Groviera Gigliozzi, la sola, la vera Groviera, i buchi devono essere 25. Sapete quanti sono? 23. Dicasi 23. No, pronto. Pronto, un momento, vi richiamo, c'è un intercomunale. Pronto, pronto. Caseificio Gigliozzi. Ma no, se lei chiamano può essere Gigliozzi. Gigliozzi siamo noi. Ah, è lei. Commendatore, mi scusi. Stia a sentire quello che deve fare e cerchi di capire bene almeno una volta, imbecille. Certo. Certo, commendatore. Certo che sono un imbecille. Come devo andare a prendere Franco e portarlo al campeggio? Sta bene. L'infermiera si chiama Nucci.
Ah, anche lei devo portarla al campeggio. Ma che ha capito, cretino? No, no, non ho capito. Naturalmente, come al solito. Certo, mi pareva. Ecco, vado a prendere Franco e lo porto al campeggio, non alla spiaggia. Ecco, al campeggio. Lei no. Benissimo, d'accordo, perfetto. Fantastico, professore, fantastico. Sì, però come ti sei vestito? Che ne so, campeggio. A proposito, sei sicuro che sia stata un'idea tua quella di venirmi a prendere in clinica e portarmi qui? Papà non c'entra niente. Niente male, eh? Senti, non cambiare discorso. Tanto, anche se mi terrete lontano dal mare, io, Nucci, la rivedrò lo stesso. Nucci, sempre Nucci, ma è un'idea fissa la tua, ma pensa ad altro. Alle tue responsabilità, per esempio. Sei o non sei l'erede dei rinomati caseifici Gigliozzi? Sì, ma non si vive di solo formaggio. Appunto. Ecco. Beh, ma qui cosa ti manca? La natura, le belle ragazze. E poi vuoi mettere l'aria che si respira da queste parti, lontano dal frastuono della spiaggia, dalle grida dei bagnanti. Ai! Ai! Qui non ci saranno le grida dei bagnanti, però in compenso ci sono le tue. Che è successo? Ma niente, la solita martellata sui. Aspetti un attimo. Ma quella è la signorina Elena De Bianchi. È una paziente? Tanto paziente. Presto, presto, individuatemi subito l'ubicazione esatta della pineta. Latitudine, longitudine, temperatura e posizione dei cespugli. Ecco qua l'altro. Le fa ancora male? Ai, brucia. Oh. Grazie, signorina. Ma le pare. E adesso, in nome della scienza, continuiamo pure i nostri esperimenti. Cerchiamo di inquadrare subito un altro paziente. Nino, vieni un po'. Per favore, dammi una cammina a due piazze. Vieni. Di là. Grazie, caro. Ma commendatore, le avevo detto di aspettarmi fuori. Nucci è stata più forte di me la passione. Mi faccia mettere a nudo. No, commendatore, adesso lei esagera. Ma volevo dire, mi faccia mettere a nudo la mia anima, i miei sentimenti. Mi dia retta, Nucci, e la coprirò d'oro. Ma perché mi ha presa? Scusi. Eppure gliel'ho detto che mi piace solo quando fai il poeta. Il poeta. Ah, sì. Che gelida manina. Se la lasci riscaldare. Vede, Nucci, la cosa che più mi stordisce di lei, che più mi affascina, è il suo profumo. Perché non mi svela il mistero del suo profumo? È profumo di rosa? È profumo di zagara? È profumo di mortadella. Francese, mortadella numero due. Mortadella? È la mia merenda. La merenda. Che delusione. E lei viene ai convegni d'amore con la merenda. Commendatore, sia gentile. Esco un momento. Devo mettermi in costume. Si mette in costume? Sì. Allora resto. Commendatore. Lo dico un'altra volta. Esca per cortesia, sia gentile. Ma perché? La prego, commendatore, sia gentile. E tutto si riduce in una merenda. Con la mortadella. È buona la mortadella però, eh? Ma che ci faccio? Pacchi. No, che provo io, va? Ai! No. Ah, sei un bel tipo, va. Cosa che non riesco a capire in lei, cara Nucci, è la sua fissazione per quel Franco. Proviamo un po' a pensarci bene. Guardiamo un po' intorno a noi. Guardiamo questo mare a fiori, a grandi fiori. Ma io credevo che dovessimo guardare il mare. Sì, appunto, il mare e il bikini. Sa, col bikini il mare è un'altra cosa. Ma è incorreggibile. È vero, professore. Ah, eccolo qua, il nostro Morgan il pirata. Trovato il tesoro? Dico, oh, non l'avrà fatto mica lui queste uova, no? Non so. Beh, come vanno le bozze frontali, dottore? Calcifica, bene, bene. Calcifica, eh? Certo.
Ma che fa, dottore? Niente, ho provato la durezza, mi pare che come durezza siamo a posto. Seguire la mia Yvonne, se potete. Oh, con queste Yvonne, no, basta. Esageriamo, dottore. Vediamo piuttosto cosa succede al maestro Pigolini. Giusto, vediamo. Addio, sogni del passato, Fiorella, eri l'unica nota lieta della mia vita e io ti ho perduta. Ma la donna è mobile. Dottoressa. Buongiorno, maestro. Come si trova in albergo? Ma, allegro, ma non troppo. Anzi, un po' stonato. A giudicare da quello che sta suonando, direi un po' plagiato. Ma allora non c'è più speranza per me. Sono condannata a plagiare sempre tutti. Possibile che non riesca a essere me stesso. Io voglio creare, creare, creare. E allora cerchi di dimenticare i grandi maestri del passato. Si dia un'occhiata intorno. Cerchi l'ispirazione dinanzi a sé. Ho cercato di farlo una volta e mi hanno detto che ero un musicista fallito. Beh, è proprio per questo che sono qui. Sa, aveva ragione lei. Qualche volta anche una dottoressa può sbagliare la diagnosi. Questo è il motivo più bello che abbia mai ascoltato. Davvero? Sì. Davvero non somiglia ad un motivo di Giuseppe Verdi? No. Di Sebastiano Bach? No. Di Federico Chopin? No. Di Maurizio Arena? No. Questo è un motivo di Raimondo Pigolini. Lo vede che finisco sempre per plagiare qualcuno. Ma Raimondo Pigolini sono io. Sì, caro. Adesso bisogna trovare un cantante che la sappia eseguire. Sì. Un Celentano, per esempio. Celentano? Sì. Amami, ti voglio bene. Con 24.000 baci, con il treno di quell'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Con 24.000 baci, felici corrono le ore, è un giorno splendido per me. No, no, è troppo urlato, c'è troppo rock in Celentano. Ci vorrebbe un cantante... Una cantante, dalla voce calda, Mina per esempio. Ah, già, Mina. Brulle mille bolle blu, brulle vedo intorno a me, brulle mille bolle blu che volano, e volano, e volano. Brulle mille bolle blu, brulle vedo scintillar, brulle mille bolle blu che passano su grappoli di nuvole. No, no, che ne diresti di Gino Paoli? Gino Paoli. Sono un uomo vero, un uomo vero perché ti amo. E sono un uomo vivo perché... No, no, non ci siamo. Qui ci vuole un cantante vivo, veramente vivo. Come? Insomma, sei impazzito venire qui alla spiaggia. E se il commendatore Gigliotti, sì, insomma, dico tuo padre, lo viene a sapere. Non importa, voglio rivedere ancora una volta Nuccio. Ti prego, Franco. Buongiorno. Mica male la bionda, eh? No, no, voi mi scusate, io vado. Questo commendatore. Sta tranquillo, non vado. Almeno per ora. C'è anche mio padre, vedi? Tuo... Ah, il commendator Gigliozzi. Sì, dei rinomati caseifici Gigliozzi. Produttori della Grovierina. E dei formaggi La Regina. Filiamo, va. Eccomi qua. Cerca qualcuno? Già, mi è sembrato di vedere quel ragazzaccio. Quale? Sa, quel figlio di papà che ancora butta dei latticini, sa chi alludo? A Franco Gigliozzi. Deve essere in pelle.
Quel ragazzaccio, quel figlio di papà, è mio figlio. Ah, il principe ereditario. Appunto, della grovierina dei formaggi La Regina. Mica male. Oh, finalmente conosco il padre di Franco. Fortunata. Molto lieto, signorina. Permette... Quanto lei dovrebbe lasciarci soli, io e la signorina dobbiamo parlare di una faccenda che ci sta a cuore. Va bene, ma io che ho combattuto a fare... Senta, questa è una faccenda di cuore per giovani, noi vecchi dobbiamo ritirarci, ha capito? Ma chi è vecchio? Ma sì, diciamocelo francamente, magari saremo conservati bene, ma siamo vecchi, questo lo deve ammettere, d'accordo? Mica tanto. Appunto. E va bene. Oh, tanto più che devo essere libero di mischiare lo zucchero col formaggio. Impossibile. Ma come, io tenterò. Per me non è difficile, io tenterò e riuscirò. No. Come no? No? Come no? No. Perché non si accomoda? Sapete che dice? Si accomoda. Ah, grazie. Si accomoda. Se permette. E sapete che faccio? Io vi lascio ai vostri problemi. Sì, 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 grazie. Per carità. Lei è Nucci? Signor Gigliozzi? Signor Gigliozzi, io me ne vado. Vada, ecco. Ma si ricordi, alla nostra età, attento con le donne, eh? Questi tardoni. Sì. È una vera indecenza. Ma insomma, Franco, ma perché non ce ne torniamo al campeggio? Ormai sono delle ore che cerchi di parlare con Luci. Ci stiamo rovinando le vacanze. Ma di che ti lamenti? Abbiamo il sole, il mare, le belle ragazze, su. Già. Guarda un po' quella. Teresa qui. Aspetta un momento. Ma che fa? Ah, sei tu. Dovevi immaginarlo. Sono gli scherzi cretini. Teresa, mi dici perché sei sempre arrabbiata? Arrabbiata? Perché? Invece sono felice, sono molto felice. Non lo vedi? Senti, Teresa, sono tanti anni che noi due ci conosciamo. E in tutto questo tempo, che cosa abbiamo fatto? Non abbiamo fatto altro che bisticciare. E la colpa è tua. Che non perdi mai l'occasione per poter litigare. Pare che ci provi gusto. Ma sì, naturalmente. Io sono il diavolo e tu l'acqua santiera. Senti, tu sei venuto qui per litigare. Ma puoi risparmiarti la fatica. Tanto io domani parto. Torno a casa, contento? Certo. Se poi lo dici tu. Che fai vestito così? Che faccio vestito così? Indago. In ascensore? Indago. Indago. Bene. E allora lubrifichiamo i muscoli. E come faccio? Io lavoro del cervello. Forza, un agente investigatore che si rispetti deve sempre avere il fisico in perfetto ordine. Prendi i pesi. Ma guarda che tocca fare un agente segreto. Presto. Eccoli. Che fai? Ma ha detto lei, prendi i pesi. E beh, ho detto prendi i pesi e poggiali là. Non sono io che faccio l'indagine, no? Io faccio l'estensore. Stamattina, hai capito? Osh. Prendi lì. Tira. Io. E che io, tira? Tira! No! Lo vedi che succede? Aia. A chi non si allena? Non hai forza. Non riesci ad entrare in orbita. Ti manca la spinta iniziale. Avvocatore? Immagina che questa sia una nave spaziale. Bene. Io vado al timone. E io ai remi. Ecco, bravo. Bravo. Per entrare in orbita dobbiamo battere 33 palate al minuto. Vai! Caro commendatore, io 33 palate al minuto non le batto. Come non le batti? Capirai, quei soldi come passa la FBI. I piedi? Sei un agente buono a niente, impertinente, che dimentica di essere al servizio di un ideale e che quell'ideale... L'ideale va sempre servito, però io 33 palate al minuto non le batto. E allora come raggiungerai Yuri Gagarin? Con l'ascensore, su e giù. Non basta. No. Non basta l'ascensore su e giù. Sono 3 giorni che sto in questo albergo. E l'agente segreto, chi è l'agente segreto? Io. Ecco, tu non mi hai ancora portato una novità. E non so se mi spiego. Non mi hai ancora portato una novità. No, 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 caro commendatore, adesso che ci penso, una novità c'è. C'è? Lì? Dove lì? Sul terrazzo. Sul terrazzo? C'è? E c'è? E che c'è? Venga, venga. Dimmelo. Che c'è sul terrazzo, che c'è? 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 Un nuovo tavolo da ping pong. Nuovo? Nuovo? Verde. Sì, tutto verde. E le strisce bianche. Tutto intorno. La retina in mezzo. E la retina nuova. E le racchette nuove. Le racchettine. Ah, ciao. Finalmente sesso cambiò quel Don Giovanni da Sabazzo. Ma no, si devono essere invertiti i fili. Per carità, provvediamo subito. Con i tempi che corrono potrebbe essere giusto. Professore, non capisco. Si deve essere guastata la macchina. Prendi qua. Guarda là. Vedi il ping pong? Oh, il ping pong! Ma allora, se la macchina non funziona, professore, io devo seguire la mia fidanzata sulla Ma spiaggia. Ma segua dove vuole questa sua fidanzata. Oh!
Perché in fondo poi questo dica è un cervello elettronico? Si tratterà semplicemente di una telemicrania. Due discoidi più volte al giorno lontano dai pasti. Ecco, guardi che ore sono, guardi che ore sono. Sono le 11. Ecco, proprio l'ora adatta. Scopra l'apertura posteriore. Ecco, uno, due. Ha visto? Beh? Franco, cosa fai qui? Te lo avevo proibito. Sì, lo so, papà, ma cercavo Ciccio. Ah, così quell'animale ti ha perso di vista, eh? Ma lo licenzierò, quel cretino. Ma no, Ciccio non ha nessuna colpa. L'ho costretto io a venire qui sulla spiaggia. Volevo parlarti di Nucci. Di Nucci? Mm. E chi è Nucci? Ah, quell'infermiera. Sai che ho avuto un colloquio con lei, un colloquio a quattro occhi, eh? E che cosa vi siete detti? Tante cose. Dunque, nel primo colloquio le ho detto quello che pensavo di lei. Nel secondo che non si mettesse delle idee sbagliate nella testa. E nel terzo che tu eri fidanzato con Teresa e che la devi sposare. Ne hai avuti di colloqui, eh? E che cosa ti ha risposto? Beh, è stata molto comprensiva e mi sono quasi ricreduto nei suoi confronti. Ma in fondo è una brava ragazza, eh? Comunque mi ha promesso formalmente che non avrebbe mai più cercato di vederti. Oh. Ah, ciao, a proposito. Ciao, paparino. Come mi sta? Sì. Ti piace? Sì, sta bene. Scusa un po', papà, ma questo qui non è il braccialetto di Teresa? Eh? Ah, sì. Beh, ma ne compriamo un altro. Non credi stia meglio a me? A stasera. A stasera. E naturalmente stasera parlerete ancora di me, no? Eh? Dunque, tu vuoi proprio stabilire che Nucci non è una ragazza adatta per un Gigliozzi. Eh già. Un Gigliozzi figlio, naturalmente. Andiamo, quella roba per grandi industriali. Sì, insomma, per industriali grandi. Ma, papà, e la tradizione di austerità dei Gigliozzi? Gente tutta casa e fabbrica. Dove è andata a finire? Beh, sai, è la prima volta. Che tempi. Che genitori bruciati. Papà? Hai macchiato l'onore della grovierina e dei formaggi la regina. Quello. E togliti quel rossetto, non ti dona. Ah, perché si vede? Sempre così. Franco? Sì, vabbè. Generalità, è lei la signorina Nucci? Sì, ma lei chi è? Le domande le faccio io. Io sono il segretario del commendator Gigliozzi a Genova dei caseifici Gigliozzi che producono la grovierina dei formaggi la regina. Ma allora lei è ragionier Ciccio Borselli. A Genova, il commendator Gigliozzi mi ha parlato di lei. E cosa le ha detto? Beh, che è un bravo impiegato. E poi? Che è molto attaccato alla ditta. E poi? Nient'altro mi sembra. Questo è il punto. Il commendator Gigliozzi mi ha incaricato di vigilare su suo figlio Franco, che lei ben conosce. Infatti lo conosco benissimo. Ecco, da oggi lei non lo conosce più, chiaro? No. Il commendator Gigliozzi, dei rinomati caseifici Gigliozzi che producono... La grovierina dei formaggi regina, questo lo ben capito. Ecco, mi ha dato pieno potere finché io agisca in modo che Franco non veda più lei e lei non veda più lui, chiaro? Ma ormai è stato tutto chiarito. Io li conosco bene, i tipi come lei. Lei appartiene a quella categoria di donne che circuiscono, seducono, concupiscono i giovani ingenui e inesperti. Sono così terribile, non me ne ero mai accorta. Ma io sì, io ho l'occhio lungo. Lei a me non la farebbe di certo. Stia tranquillo, non ci vorrei nemmeno provare. E perché? Perché si vede che lei è un tipo in gamba, tutto d'un pezzo. Hai indovinato. Ma invece di tentare di corrompere Franco, perché non prova col padre, il commendator Gigliozzi? Troverebbe pane per i suoi denti. Dice? Quello sì che è un uomo. Non si illuda di trovare nel commendator Gigliozzi un cretino che si lascia abbindolare dai suoi sorrisi, un idiota che si lascia irretire dai suoi sguardi, un deficiente che... Idiota, cretino, deficiente a me? Lo sai chi sono io? Signor sì, il commendator Gigliozzi a Genova dei caseifici Gigliozzi che producono la grovierina dei formaggi e la regina. Perfettamente! E lo sai cosa ti faccio io? Io ti licenzio su due piedi, anzi su tre piedi. Voltati, questo per l'idiota, questo per il cretino e questo per il deficiente. Lo so se... Se n'è andato, Con questo indecentissimo costume ti scopro. Il calore c'hai, vero? Ma caro, non pretenderai che venga al mare col cappotto? Appunto, in montagna devo andare, dove occhi indiscreti di maschi non si posano sulle tue rotonde età. Ma che fai? Zitta, femmina, e questo accappatoio indossa. Croppiti. Ma dove mi porti? Via di qui, in montagna devo andare, sull'Himalaya, dove solo l'abominevole uomo delle nevi ti può vedere. Via, non esagerare, chi vuoi che mi veda qui? Ah, nessuno qua dentro ti può vedere, desdemona. Ma chi c'è qui? Il tuo amante?
caro, non ti posso spiegare. Sulla questione d'onore io non discuto, uccido. Lasciamo andare. Chi c'è qua dietro? Desonorata, con un compaesano mi tradisci? Tu, casa nuova degli antropomorfi, ti uccido. Lascialo stare, poverino, ti ho fatto male. Brutto, cattivo, perché hai picchiato il mio sbalzo? Buongiorno. Buongiorno. Le dispiace se mi seguo un momento? Prego, si accomodi. Allora? Lei è il signor Sentieri? Sì, signorina, sono Gio Sentieri. E lei conosce il maestro Pigolini? Francamente no, signorina. Bene, non importa. Conoscerà il maestro Verdi, suppongo? Beh, sì, naturalmente, Verdi lo conosco. Oh, finalmente. Lei è proprio la persona che fa il caso mio. Mi perdoni, ma potrei sapere che cosa vuole da me e che c'entra Verdi? Scusi tanto, sa. C'entra, perché il maestro Pigolini è un suo allievo. Lo chiamano il cigno di Gallarate. Ha visto, professore? Ha visto Yvonne, dottore? Che faceva? In bodega era, ma sulla rettaria la riportai. Sì, va bene, ma ora guardiamo qui che la cosa si sta facendo molto interessante. Ma come? Non sei partita stamattina? Non ancora. Guarda che fai uno sbaglio. Di questa stagione si sta bene sulla spiaggia. Perché non andiamo a fare un bagno? Puoi partire anche domani. Io penso che abbiamo ancora molte cose da dirci. Ah, sì? Sai che ho pensato ieri? Che tutti e due dovremmo mettere una pietra sul passato. Tu che ne dici? Dipende da te. E perché da me? Fra noi due chi deve decidere sei tu. Sempre che tu voglia decidere, naturalmente. È inutile, non ti credo più. Ah no? Allora me ne vado, ma se vado via, non torno più. Fai come ti pare, tanto te l'ho detto, stasera parto. E allora buon viaggio. E se ci ripensi? Beh, se ci ripensi, sai dove trovarmi. Ma questo che cos'è? Lo spogliarello? Beh, già madre, non sarà mica Yvonne mia. Pronto? Signorina? Sì, mi dia l'isola della quiete, subito. Pronto? Sono Walter Crocci. Ah, il signor Crocci. Come sta? Io bene, lei? Ho una crisi di depressione. Una crisi di depressione? Ma non capisco. Secondo la sua cartella clinica le risultava guarito. Ho bisogno di assistenza. Certo che può contare sulla nostra assistenza, ma non credo che il professore possa venire là. No, vengo io subito. Ora? Sì, è urgente. Guardi che alle 6 devo uscire. Vengo subito lo stesso. Mi raccomando. Faccia con calma, sono le 3. C'è tempo. Arrivederci. Arrivederci. Ragioniere Borselli. Signor Ciccio, sono mortificata. È stata colpa mia. Ormai non ha più importanza. La prego, si accomodi. Posso fare nulla per lei? E cosa vorrebbe fare? Ah, sì, potrebbe dire una buona parola al commendator Gigliotti. Non credo. Vede? Gli restituisco il suo bracciale. Posso dirle una cosa? Non ho mai pensato tutte quelle brutte cose che le ho detto. Lei è proprio gentile. Oh, dica anche ingenuo, inesperto. Ma da stasera ho deciso di diventare un altro. Peccato. A me piaceva così come l'avevo conosciuto. Io le piaccio? Beh, non è proprio un adone, però mi è molto simpatico. Più di Franco? Franco vedeva in me un'altra ragazza, della quale è innamorato. Davvero? Sì. Beh, adesso io ho fame. Cameriere? I signori comandano. Mi porti del petto di pollo? Bene. E tu cosa prendi? Non ho appetito. Ma su, devi mangiare qualcosa. Un po' di formaggio, per esempio. Le consiglio Provierina, dei formaggi della regione. Ah, no! Mi scusi.
E adesso che tutto è tranquillo, io proporrei di andarcene a prendere un caffè. Rimanere preferirei, professore Illusse. E va bene, ma lo stuzzichi la macchina perché mi pare non funzioni più tanto bene. Poi la signorina Yvonne è superiore ad ogni sospetto. No, grazie, dottore. Certamente. Ebbene, non esagerare. Pronto, Teresa? Ah, sei tu, Franco. Sì, sono io, però ti prego, lasciami parlare. Ho saputo che non sei partita. E ho pensato che potevi averci ripensato. Perché sai, ci ho ripensato anch'io. Avevo detto che non ti avrei più cercata. E invece ti ho ritelefonato. Va bene se ci vediamo fra un'ora sul lungomare? Verrai? Sicuro? Va bene, sicuro. Ciao. A fra poco. Ciao. Allora, con una frase sola, semplice. Signorina permette la compagni? Hai capito? Bene, sì. Dunque, signorina permette che la compagni? Ecco, bravo, è vecchia come il cucco, però va sempre bene. Oh, attenta a non farsi incastrare. Come sarebbe? Non si deve far intrappolare. Le donne sono furbe, ma noi dobbiamo essere più furbi di loro. Le donne bisogna trattarle come fiori, coglierli, annusarli e poi gettarli per coglierle un altro. Ah, ho capito. Io sono uomo di vita, se lasci insegnare da me, niente matrimonio. L'uomo deve essere come l'aquila solitaria, ogni tanto piomba a valle, artiglia la preda, se ne pasce e poi ritorna sul suo nido. Persa il sole, faccia come me, se lasci servire. Va bene, in ogni modo grazie Ignazio. E di chi? Ed avermi insegnato che una frase semplicissima vale più di 100 discorsi. Non ci avevo mai pensato, pensa che è stupido. Che basta dire, signorina permette che la accompagni? Vai. Io me ne vado, Dunque, mi scende, io sto così, elegante, sicuro, bruno, alto. Signorina, permette che la accompagni? Ignazio! Ignazio! Che c'è? Che è successo? E se le dici di no? Come? Guarda, signorina, permette che la accompagni? E lei? No. E io cosa faccio se dici di no? Beh, lei risponde, e perché no? Tanto sì! Che bello! Già, sei no, e perché no? Grazie. Allora, tutto a posto, sì, me ne vado. Sì. Dunque, signorina, permette che la accompagni? Dunque, signorina, permette che la accompagni? Lei, no, e io, e perché no? E lei mi dà il braccio. Ignazio! Ignazio! Ma che è successo? Guarda, senti, signorina, permette che la accompagni? Beh. E lei, no, e io. E perché no? E lei? Se non se ne va, chiamo una guardia. E io cosa faccio? Ma se è tutto previsto, se lei dice così, lei risponde, sarò io la sua guardia innamorata e la difenderò contro chiunque. Che bello! Capito, eh? Che bello, proviamolo. Vabbè, proviamo. Sì. Io faccio Valeria, Io passo. Signorina, permette che la accompagni? No. E perché no? Perché no? E perché no? Perché no? Perché no? È la guardia! Scusi, ingegnere! E perché no? Perché no? Se non se ne va, chiamo una guardia! Sarò io la sua guardia innamorata e la difenderò contro chiunque! Bravo, così deve fare! Bene. Mi raccomando, Sì. Ricordi, non se faccia incastrare, Se ricordi, l'aquila solidaria! Va bene. Dunque, signorina, permette che la accompagni? No. E perché no? E lei, se non se ne va, chiamo una guardia! E io in ginocchio. Sarò io la sua guardia innamorata e la difenderò contro chiunque. Lei mi dà il braccio. Ignazio, Ignazio! Ma che cosa c'è di nuovo? A questo gli va bene niente. Che vuoi adesso? Senti cosa ho detto. Io non ho bisogno né di guardie né di amore. E allora qui lei si è gioca tutta per tutto. Si inginocchia così davanti a lei e dice... Ma io sì, perché l'amo e senza lei non posso vivere. Che bello! Ha capito? Che bello, davanti alla responsabilità di una vita umana non può tirarsi indietro. Che bello, proviamo tutto da capo. Io faccio Valeria. Tu sei Valeria. Passo. Signorina, permette che la accompagni? No. E perché no? Se non se ne va, chiamo una guardia. Ma sarò io la sua guardia innamorata e la difenderò contro chiunque. Non ho bisogno né di guardia né d'amore. E qui mi inginocchio, sì. Ma io sì, perché io l'amo e senza di lei non posso vivere. Bravo. Grazie, Ignazio. Oh, e se ricordi, niente matrimonio. Che poi nascano i figli, bisogna comprare i libri per mandarli a scuola. Ma se ricordi, quella solitaria, che piomba. Ecco, lei arriva. Io vado. Grazie, grazie mille. Dunque, signorina, permette di comprare? No. No. E perché no?
Dunque, un momento che non mi ricordo se... No, perché no? Perché io sento... Signorina, permette che l'accompagni? Sì. E per... Come sì? Come dico? Ignazio! Che è andato tutto male, ha rovinato tutto! Perché è andato tutto male? Perché doveva dire di no! Io avevo tutto il discorso preparato, doveva dire... No, e perché no? Chiamo la guardia, io sono io, la sua aquila solitaria che prende le guardie, si pasce delle guardie, annusa il fiore, butta via la guardia... Uffa, tutto rovinato! E tutto questo discorso lei me l'avrebbe fatto per... Per farle dire di sì! Io gliel'ho detto subito, non è meglio? Allora vuole accompagnarmi a casa? Dove abita? Vicino alla chiesa di Sant'Antonio, dove si è sposata mia madre. Ah. E dove mi sposerò anch'io. Con chi? Con qualcuno che mi vorrà bene e a cui vorrò bene. Lei è sposato? No, io sono ancora aquilotto. Aquilotto? Un po' timidino come aquilotto, no? Perché mi ha fermata? Perché le voglio bene. Anch'io gliene voglio. Lei è un bravo ragazzo. Potrebbe essere un buon padre di famiglia. Vuole sposarmi? Ma dovrei prima parlare con i suoi genitori. Sono sola. Decido tutto io. Ma non so, ci vogliono le carte per sposarmi. Oh, non è molto difficile. Basta riempire questo. Ma io non me ne intendo. Io sì. Sono la minore di 5 sorelle già sposate. Senti, se mi hai fermata è perché ti piaccio. La prima cosa per una donna è piacere ad un uomo, no? Io sono libera, ma sono onesta. Tu sei libero e sei onesto, per cui ci sposiamo. Avremo almeno 2 bambini. E li chiameremo libero e onesto. E vivremo felici e contenti, come hanno fatto mia madre e mio padre, tuo padre e tua madre. Allora, giovanotto, posso accompagnarla? No. E perché no? Mannaggia, ma che c'entra? Cosa fai qui? Avevi promesso di portare i bambini al cinema, è mezz'ora che ti aspetto. Ma zitto tu, altro che aquila solitaria, sembri una chioccia coi pulcini. Andiamo? Andiamo. Sono proprio contenta. Ma credi che andranno d'accordo lo zucchero col formaggio? Ma certo, cara. Tu cerca di essere per me uno zucchero più dolce. E io cercherò di essere un formaggio meno piccante. Finalmente soli. Qui? Non le piace. Senta, Ivonne. In questo affollato albergo, dove finalmente sono riuscito a raggiungerla, c'è un solo posto appartato dove potremo studiare tranquillamente i drammi segreti della psiche umana. La mia cameretta. Non so se mi spiego. È un invito, forse? È un invito. A studiare, naturalmente. Disonorata! Che succede qua? Però, prego. Ma qui adesso l'affare si complica. Pardon? Soli? Sì, noi due soli. Finalmente lei non è più l'infermiera ed io il paziente. Insomma, siamo uomo e donna. Aveva qualche dubbio, commendatore? No, in quanto a lei nessuno. In quanto a me si informi. Si accomodi. No. Lì. Si metta pure a suo agio, si spogli dei suoi complessi. Modestamente sono un raffinato, autentico chanson francese. Sa che però libererò del suo freno inibitore questo delicato nettare. Bastano le sue parole a inebriarmi. Via, le parole non bastano. Dovrei essere ispirato come il Petrarca per dire... Per i consigli, e che vuoi questo? Giù, sgabellò! Aiuto!
scusi, maestro. Che c'è, Giorgio? C'è una chiamata interurbana per lei. Ah, ho capito. Deve essere il commendator Rossi, l'editore musicale. Quello di Sanremo? Appunto. Ma è proprio lui? Sì, proprio lui. Perché? Complimenti, maestro. Amore. Ho veduto cambiare, sì, la mia solita strada in un angolo fantastico, incontrando di te parole, immagini, corrono improvvisamente intorno a me. Romantici attimi ritornano a vivere perché oggi ho rivisto te. Sembra impossibile credere che sei veramente accanto a me. E posso chiederti, parlami, sorridimi, guardami, perché ho rivisto te, ho voglia di ridere, arrampicato sul sogno più alto, ed impossibile con te. Ricordi, immagini, danzano improvvisamente intorno a me, ed incredibili attimi ritornano a vivere perché oggi ho rivisto te. Ricordi e immagini danzano improvvisamente intorno a me, ed incredibili attimi ritornano a vivere perché oggi ho rivisto te. Ha sbagliato lunghezza d'onda, quello è l'Egitto, lo vede, una mummia. Ma che mummia d'Egitto? L'onore mio, Vendekai, quello è il commendator Barbetti. Oh. Ma lei dovrebbe sapere, dottore, che certi metodi sono sconosciuti nel campo della terapia. Ma che terapia, terapia? Campo di corna, Ma quando è così, occupiamoci pure d'altro. Possiamo cambiare canale. Ecco, bravo, bravo, cambi pure canale subito. Ecco fatto. Tutto a posto, professore. Visto, visto. Ci deve essere un'interferenza di canale, quella è mia moglie. Guardi come si erudisce. Fa scarichi il canale. Scaricato. Grazie, grazie. Ah, questa sì. Di nuovo la signorina Elena, tutta sola. Deve essere un temperamento depresso, soggetto a crisi psicologiche. Esatto. Professore, ma che vuole, andare via? Sì, è un caso clinico che mi ha sempre molto interessato. Deve essere nuovamente in crisi il soggetto. Vorrei sincerarmene. E voi, mi raccomando, se dovesse capitare a mia moglie, Mosca, capito? Segreto professionale. Sia tranquillo, professore. Mica male però l'idea di passare qualche giorno all'aria aperta, questo ritorno alla natura, alla vita primitiva, questo sottile e delicato profumo di pini che pare ti accarezzi sempre le narici. Sa che la trovo bene? Dice, sono due giorni che sento un dolorino qui. Professore, mi ausculti, sarà grave. Non credo, ora l'ausculterò. Bravo il nostro professore.
Dottore, credi che stia applicando la sua teoria contro le donne? Di teoria senza meno si tratta, ma non contro le donne, mi pare. Se lo vede la moglie... Il morto ci scappa. Si scapperà. Non drammatizziamo, signora Mimma, si tratta di un'infatuazione spirituale. Platonica, anzi platonicissima. Platonicissima un corno, e lo difendete pure, lussuriosi. Ma glielo farò vedere io, quel Don Giovanni da strapazzo. Però forse non sarebbe male fare una bella visitina un po' più particolareggiata. Ma allora facciamola subito. Sì, ma dove? Qui, nella mia roulotte. Sei a tempo, eh? Buona l'idea della roulotte. Così, quando usciamo fuori, le salsicce saranno cotte. Prego, prego. Ecco qua, pronto. Povero professore. In fondo un bravo uomo, eh. Grande scienziato. Marito esemplare e illibatissimo. Bisogna salvarlo. L'umanità grata in eterno ci sarà se lo salveremo. Salvarlo o morire con lui. Con la signora Mimma questo pericolo si corre, ma non importa. Andiamo. Paziente, l'hai vista com'è fatta? Come fa? È fatta bene. Focus. Finalmente t'ho trovato. Per darte focus. Diavolo, d'uomo, come hai fatto a scoprirmi? Come ho fatto? È tutto il film che ti cerco. Cammina. Vai. Perché te vada che ero matto, eh?